Grazie, grazie di essere intervenuti, grazie alle autorità presenti. Questa manifestazione è stata organizzata dall'INAIL sede di Napoli in collaborazione con l'ANMIL provinciale di Napoli ed è una manifestazione che ha avuto il patrocinio morale del Comune di Napoli e della provincia di Napoli. E questa manifestazione è contro il sistema della camorra. Questa manifestazione è contro il lavoro nero. Questa manifestazione è contro l'illegalità. Le morti che avvengono per incidenti sul lavoro si chiamano in Italia morti bianche, bianche come il silenzio, bianche come l'indifferenza, come l'ennesima elusione di responsabilità da parte di chi impone condizioni ambientali di lavoro insostenibili, prive del rispetto elementare, della dignità e della sicurezza. Si chiama lavoro nero, ovvero lavoro senza diritti, senza garanzie, senza sicurezze, calpestato nella sua funzione civile. Si tratta di lavoratori usati e poi dimenticati, di storie viziate dall'incosciente cinismo di pochi e dalla ineluttabile necessità di molti. Sono storie di infortuni di lavoratori in nero, costretti ad esistere solo nel limbo dell'illegalità. Lavoratori invisibili, vivi per il mondo del lavoro solo perché anonimi. In un sistema nel quale è impossibile esistere dentro le regole. Lavoro nero per anime bianche, anime spesso senza un nome, facilmente rimosse dall'opinione pubblica dopo un breve clamore mediatico per l'ennesimo incidente, anime sporcate dal mancato rispetto della dignità, anime macchiate dal fango del cinismo, anime annerita dall'indifferenza della memoria. Sul palco il presidente dell'ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro, dottor Raffaele Jevolella. Prego. Presidente, a lei la parola. Grazie. Grazie dottoressa, non sono dottore. Ho il piacere di stare al fianco della dottoressa Iovino da 3 anni che sta operando nella sede di Napoli e quindi dobbiamo dire che parecchie cose sono cambiate. Io sono il presidente provinciale degli invalidi del lavoro, quindi alla tutela degli invalidi del lavoro è che questa nostra associazione è sorta nel 1943, quindi teniamo circa 70 anni di esperienza. Il problema che citava poc'anzi la dottoressa Iovina a noi ci rabbriva solo parte della nostra, delle nostre persone, perché in effetti sappiamo quanta morte ci stanno al giorno. Quindi in memoria dei caduti sul lavoro chiedo a voi possibilmente un minuto di raccoglimento. Grazie. Io non voglio rubare molto tempo, sappiamo benissimo che la manifestazione di stasera deve essere solamente uno spettacolo. Questo spettacolo serve anche per ricordare i nostri fratelli che non ci sono più. Io vi ringrazio, saluto a tutti voi per l'intervento che possono dare sia i politici che le istituzioni. Vi ringrazio, grazie alla dottoressa Iovino. Grazie a lei Presidente, grazie mille. Chiamo ora sul palco il viceprefetto, dottoressa Goglia. Grazie dottoressa per essere intervenuta, grazie mille. Le passo subito la parola, prego. Appoggio anche io. Sì, prego.
porto il saluto del prefetto che non ha potuto partecipare per impegni sopraggiunti. Ringrazio l'INAIL per aver promosso una iniziativa volta a sensibilizzare l'intera comunità sulla questione della sicurezza del lavoro e sul lavoro. Il diritto del lavoro e la tutela del... Si sente? Allora, il diritto del lavoro e la tutela del lavoratore costituiscono principi fondamentali della nostra Repubblica, sanciti dalla nostra Costituzione. L'impegno delle istituzioni è sempre stato forte, pur tuttavia si tratta di una questione ancora aperta. A nessuno sfugge, soprattutto in questo momento di crisi economica, che lo sviluppo dell'economia e la società richiedono fortemente innovazione, miglioramento delle tecniche. Tutto questo non deve essere però a danno della politica della sicurezza dei cantieri, della sicurezza del lavoro e della valorizzazione del lavoratore e del miglioramento delle condizioni e delle misure di sicurezza. Il problema della sicurezza è un problema attuale ma anche antico. L'impegno è stato costante, pur tuttavia restano delle zone grigie che spesso sono collegate proprio a fenomeni di criminalità organizzata, di criminalità diffusa, di una criminalità che schiavizza il soggetto più debole. E penso che la prefettura, lo Stato, le istituzioni locali, la regione, i sindacati, le associazioni come l'INAIL siano tutti impegnati fortemente per contrastare il lavoro nero, ma soprattutto per contrastare lo sfruttamento del lavoratore e le condizioni, e quindi costringere il soggetto, l'uomo, ad accettare condizioni di lavoro pur di procurare una fonte di finanziamento per la propria famiglia. Ritengo di poter ribadire che appunto la prefettura è molto sensibile a queste problematiche e l'interessamento non si esplica solamente su questo controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza, ma anche e soprattutto su interventi volti a contrastare le interferenze criminali sul lavoro e sul settore degli appalti. Ringrazio quindi chi ha organizzato questa iniziativa e porto appunto il saluto del prefetto, che vuole assicurare i presenti che la prefettura continuerà ad avviare forme sinergiche con tutte le istituzioni locali, regionali, imprenditori, per poter promuovere politiche di tutela del lavoro e del lavoratore. Grazie. Grazie dottoressa Goia di queste bellissime parole. E noi istituzioni pubbliche veramente siamo onorati che il prefetto tenga tanto, come a tanti altri aspetti, della legalità e del lavoro nero, del lavoro sommerso e in particolare del lavoro. Sul palco adesso vorrei chiamare per la provincia di Napoli l'assessore alle attività produttive, dottor Alfano. Prego un applauso. Dottor Alfano, intanto grazie di essere intervenuto, le passo subito la parola, grazie. No, grazie, innanzitutto buonasera, un'iniziativa straordinaria. INAIL, è inutile dire la storia dell'INAIL, per cui per il lavoro che svolge a tutela dei lavoratori, ma soprattutto nell'ambito della prevenzione. Beh, siamo nel terzo millennio, parlare ancora di lavoro nero, parlare di sommerso, parlare di evasione, parlare di criminalità è qualcosa che fa male. Per cui noi tutti nelle istituzioni siamo impegnati a far sì che si tuteli quello che è un diritto. Ieri sera abbiamo visto una trasmissione straordinaria, lasciatemi dire, in prima serata uno straordinario Benigni
che ci ha detto la Costituzione, che è basata sul lavoro, ed è stata una grande lezione, e spero che tutti gli italiani, soprattutto anche la politica, sappia riprendere quel cammino che i padri nobili seppero, voglio dire, con il loro contributo, con la Costituzione, darci una strada maestra, quella strada maestra che dovrebbe essere di esempio per tutti gli uomini, voglio dire, sia impegnati nella politica e sia impegnati nel sociale, ma soprattutto a tutti i cittadini che hanno dignità nell'ambito della nostra straordinaria Italia. Quello che mi sorprende è che in queste ore abbiamo visto il dramma di una grande città che vive di un indotto, quella l'Ilva di Taranto, dove si combatte tra la tutela del lavoro e la tutela della salute. E alcuni lavoratori dicevano: beh, io se devo scegliere la tutela della salute alla tutela del lavoro e quindi la garanzia dei miei figli, io scelgo la seconda. E questo non è bello per uno Stato democratico, per uno Stato che dovrebbe garantire ed intervenire a tutela di quella che è la salute di ogni lavoratore. Poi la criminalità, diciamo che manca spesso e volentieri anche un senso civico da chi, voglio dire, criminale sotto il profilo imprenditoriale va allo sfruttamento ed è qualcosa di vergognoso. E allora io esprimo la mia totale solidarietà, credo, a chi c'è dietro, che dietro al sipario, che hanno donato. Ci sono anche i familiari. I familiari, senza dubbio. Mi rivolgevo a coloro che sono stati colpiti e quindi tutta la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro affetto. Ma lasciatemi dire, in una settimana dove siamo alla vigilia del Santo Natale, di augurare a tutti quanti un sereno Natale, ma soprattutto un radioso e splendido 2013. Grazie. Grazie Assessore, grazie ancora per essere intervenuto. Le sue parole sono veramente state importanti per noi. Grazie mille. Per il Comune di Napoli era previsto l'intervento dell'Assessore Panini, Assessore del Lavoro, ma pare che abbia avuto dei problemi per il traffico, per cui volevo chiamare come rappresentante del Comune il Dottor Frezza. Prego, si accomodi sul palco. Un applauso. Dottor Frezza, ci porta la testimonianza del Comune e la vicinanza. Vi ringrazio, sono Fulvio Frezza, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. Per me è un onore e un piacere essere qui, anche perché con la dottoressa Iovino già ci siamo incontrati ripetutamente in una fase di lavorazione abbastanza prolifica, che è stata quella dell'osservatorio del lavoro che il Comune ha attivato, ha riattivato, diciamo, in questa nuova legislatura comunale. Io, diciamo, facendo riferimento pure al discorso che faceva l'onorevole Alfano prima, riferito alla Costituzione, effettivamente è stato molto emozionante sentire ieri parlare di uno strumento che dovrebbe essere quello corrente, al quale ci dovremmo riferire tutti noi ogni giorno della nostra vita, per testimoniare la democraticità di una nazione della quale credo tutti noi siamo orgogliosi di appartenere. Sentire questa mortificazione sulla pelle ogni giorno, derivante dal fatto che il lavoro, che è un diritto di tutti, non viene tutelato, lasciatemelo dire, veramente è una cosa che fa venire i brividi. Per cui, ed è una vergogna. Quindi le istituzioni, a partire dalle nostre locali a quelle nazionali, dovrebbero avere molta più attenzione verso questo problema e cercare di attivarsi in tutti i modi, soprattutto per far sì che il lavoro sia un bene di tutti, un bene comune. Oltre questo, in effetti, c'è il problema del lavoro nero, come dicevamo, dello sfruttamento, tutti i temi sui quali siamo tutti sensibili. Io ho sentito questo termine, lavoro nero, morti bianche. Morti bianche è un termine che forse sta un po' stretto, poiché sono sempre delle morti legate a dei disagi e delle mancanze dovute dal rispetto delle norme sulla sicurezza, oppure da altri aspetti derivanti proprio dall'inosservanza di tutto ciò che dovrebbe essere plausibile e legato all'utilizzazione di strumenti di osservanza della sicurezza. Io le chiamerei più morti nere, perché sono veramente una vergogna anche queste. Cioè, ancora oggi, in un'epoca nella quale noi
siamo consapevoli di tutto ciò che deriva dall'inosservanza di queste norme, permettiamo che tutto ciò possa ripetersi continuamente. Ci sono anche altri episodi bruttissimi, come di imprenditori che vessati dalla camorra, oppure in ogni caso stretti con le spalle al muro di fronte a delle situazioni difficili, arrivano a togliersi la vita. Ultimo episodio un mese fa nella sanità, cioè nei miracoli, scusate, dove c'era un imprenditore che purtroppo, vistosi minacciare anche con delle vendette trasversali sui suoi familiari, ha preferito togliersi la vita pur di salvarli. E sono anche questi degli episodi che dovremmo evitare. Quindi io credo che tutti noi, istituzioni, a qualsiasi livello, dobbiamo impegnarci per cercare in ogni modo, con qualsiasi risorsa, soprattutto mentale, soprattutto spirituale, soprattutto di buona volontà, riusciamo a mettere in piedi qualsiasi tipo di iniziativa che porti al rispetto delle norme della sicurezza. Così potremo evitare che si possano ripetere degli episodi del genere e che venga salvata e salvaguardata la dignità di ogni uomo che si dovrebbe esercitare il suo diritto alla sicurezza e al lavoro, che sono i fondamenti della nostra Costituzione. Mi porto i saluti chiaramente dell'assessore, che non è potuto intervenire, e vi ringrazio di averci coinvolto in questa manifestazione, della quale noi siamo onorati di poter dare un piccolo contributo, o grande che sia. Grazie, dottoressa. No, grazie veramente di cuore per queste parole. E ho visto nel pubblico il direttore regionale dell'INAIL, il dottor Emidio Silenzi, se vuole venire a fare un saluto. Prego, direttore. Grazie a lei. Un po' col traffico ci ho avuto qualche problemino ad arrivare, però poi finalmente siamo arrivati. Bene, niente, per me è soltanto un saluto, è un motivo di orgoglio stare qui, rappresentare l'INAIL, che l'INAIL rappresenta questo tramite la sede di Napoli. Abbiamo fatto tanti spettacoli teatrali proprio per cercare di sensibilizzare tutti attraverso un linguaggio diverso, insomma, un po' quello di Benigni. Noi chiaramente saremo molto più modesti, però l'impegno ce lo mettiamo anche forse di più di quello che ci può mettere Benigni. A lui viene spontaneo, a noi un po' meno, quindi noi cercheremo di dare tutto noi stessi per poter far sì che queste manifestazioni riescano. Saranno tra l'altro tra pochi giorni, inizia il 2013, e il 2013 sarà 80 anni che c'è l'INAIL. Quindi anche questo, secondo me, è un aspetto molto importante. Tra l'altro sto preparando una sorpresa per gli 80 anni dell'INAIL, ancora non l'ho comunicata alla direzione generale, sarà la sede di Napoli coinvolta, anche perché se l'INAIL della Campania può essere rappresentata da un qualcosa di particolare, noi stiamo lavorando per fare una cosa ancora più particolare. Bene, buone feste a tutti quanti, buon Natale e buona sicurezza a tutti, visto che parliamo di questo, e grazie a te Giovanna che hai realizzato questo evento. Grazie a te direttore, grazie per essere intervenuto e per queste parole. Come al solito, bene, dopo le parole del nostro direttore regionale, e io chiamerei e darei la parola alle imprese. Le imprese sono rappresentate dal presidente dei giovani industriali di Napoli, dell'Unione Industriale di Napoli, dottor Vincenzo Caputo. Prego. Grazie mille, passo subito la parola. Buonasera, grazie a voi, grazie all'INAIL e all'ANMIL per l'organizzazione di questa serata e l'invito particolarmente gradito. Anch'io vi porto i saluti del mio presidente Paolo Graziano, che non è potuto essere qui per motivi di lavoro, ma soprattutto ci tengo a portare ai numerosi giovani in sala il saluto dei 250-260 oramai giovani imprenditori che ho l'onore di rappresentare e che su questo tema sono davvero molto attenti e molto partecipi. Il tema più generale della sicurezza sul lavoro. La dottoressa Iovino se lo ricorderà, credo anche il direttore, nei numerosi incontri che noi facciamo con le scuole di anno in anno, nei quali incontri noi, come dire, promuoviamo i temi dell'etica d'impresa, della cultura d'impresa, dal 2012 abbiamo inteso portare ai ragazzi delle scuole medie e delle superiori inserire un tema che noi ritenevamo essere davvero importante, la sicurezza sul lavoro. E l'INAIL con noi ha partecipato a questi incontri e devo dire che abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè dare ai ragazzi l'idea
che sicurezza sul lavoro non è soltanto il casco in testa in azienda o su un cantiere, ma è una vera e propria cultura che deve essere instillata in loro sia come potenziali imprenditori che come potenziali, ci auguriamo, lavoratori nelle aziende virtuose. E proprio per questo, diciamo, devo complimentarvi con voi, perché ho letto nella brochure che ci avete mandato per l'invito il richiamo all'obbligo, il richiamo al costo che deve diventare un investimento. Lo è. Il costo della sicurezza non è un costo, è per noi un investimento. L'obbligo che deve essere obbligo e deve essere assolutamente perseguito deve trasformarsi in opportunità. Dopo che si è trasformato in opportunità, deve essere per tutti quanti noi una normalità. Chi opera in sicurezza nell'ambito del proprio lavoro deve essere la normalità, soprattutto in questi territori. Noi questo ce lo auspichiamo fortemente e crediamo in maniera convinta che tutti gli attori del sistema debbano sedersi insieme e fare qualcosa proprio per questo. Come Unione Industriale, e parlo dei senior, diciamo, ci siamo attivati sin dalla nascita della ormai famosissima 626, con la costituzione del COSILA, attraverso il quale noi promuoviamo degli incontri specifici sul tema, formazione e assistenza soprattutto alle nostre aziende su temi che sono certamente anche spinosi e difficili da seguire per chi, diciamo, con le carte e con diciamo, determinati argomenti non ci ha quotidianamente a che fare. Piuttosto che siamo partecipi dell'osservatorio Città Sicura con il Comune e proprio con l'INAIL, con la direzione provinciale, abbiamo da poco istituito uno sportello che va davvero forte presso l'Unione Industriale, dove le nostre aziende iscritte vengono per essere assistite sia dai nostri persone, le nostre persone di struttura, ma anche e soprattutto con responsabili dell'INAIL su questi temi. Tutto questo lo facciamo, ripeto, in maniera convinta, perché noi aziende per prime siamo convinti che questo obbligo, che deve essere obbligo, si deve trasformare in un'opportunità e poi in una assoluta normalità. Grazie. Grazie a lei, Presidente, e grazie al Presidente Graziano per le sue parole e mi raccomando alle sue imprese, veramente un occhio particolare alla sicurezza, perché ci teniamo molto, e grazie per questa sinergia che si è instaurata tra l'INAIL sede di Napoli e l'Unione Industriale di Napoli. Grazie per essere intervenuto, grazie. Ora dobbiamo andare un po' veloci perché praticamente ci sono dei tempi tecnici e lo spettacolo deve andare avanti. Ho saputo che praticamente c'è con noi, e questo non posso non far fare un saluto perché siamo onorati, il dottor Mattone della Curia di Napoli. È possibile salire? Grazie davvero di cuore, perché il cardinale Crescenzio Sepe ci ha mandato una bellissima lettera e quindi io sono onorata di darle la parola. Grazie, e di portare il saluto alla platea. Sì, buonasera, io sono il direttore dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro della diocesi e il cardinale mi ha incaricato di leggere questa lettera indirizzata alla dottoressa Iovino. Gentile dottoressa, mi riferisco alla sua mail dello scorso 12 dicembre, con la quale mi ha invitato al concerto spettacolo La grande impresa della sicurezza, che si terrà il prossimo 18 dicembre presso il Teatro Mercadante di Napoli. La ringrazio del cortese e gradito invito, che volentieri avrei accolto, attesa l'importanza del tema. La prego di voler giustificare la mia assenza, dal momento che nella stessa data ho già assunto pregressi ed improcrastinabili impegni pastorali. Desidero in ogni modo congratularmi per la lodevole iniziativa e formulare sinceri auguri di un'ottima riuscita. Sono anch'io persuaso che è fondamentale tenere uniti lavoro e legalità, assicurando i giusti diritti e la piena sicurezza ai lavoratori, affinché lo stesso lavoro sia sempre più realtà che nobilita l'uomo nel rispetto della sua dignità personale. Auspico che lo spettacolo permetta di riaffermare questi altissimi valori umani e sociali, favorendo la riflessione e l'impegno personali. Napoli, 13 dicembre 2012, Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Grazie, grazie di cuore. Grazie, io mi sono emozionata e penso così anche la platea. E, per la regione l'onorevole Sommese ci ha mandato dei saluti, so che c'è l'onorevole Schifone, se vuole veramente un saluto veloce perché poi dobbiamo continuare. Grazie comunque a tutti veramente per essere intervenuti, grazie veramente di cuore per questa partecipazione così, così calorosa. Prego, prego. Saluto velocissimo, è stato detto tutto, voglio approfittare e ricollegarmi a quello che ha detto il direttore, Vincenzo Silenzi, che saluto cordialmente insieme alla dottoressa Iovino e al presidente dell'ANAMIL, quando ha ricordato che l'anno prossimo saranno 80 anni che esiste l'INAIL, il che significa che siamo stati all'avanguardia negli anni 30 quando queste cose erano assolutamente impensabili, l'Italia riusciva a dare un senso alla socialità, riusciva a dare un senso alla tutela del lavoro, non soltanto in termini di previdenza con tutti gli istituti della previdenza sociale, ma anche in termini appunto come gli istituti come l'INAIL, che svolge un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo, al quale possiamo aggiungere un'ultima nota positiva. Proprio questa mattina la Commissione, la sesta commissione per il lavoro della Regione Campania ha avviato la discussione, siamo in procinto di licenziare un testo proprio dedicato alla sicurezza sul lavoro. Il dottore Silenzi ha partecipato, ha contribuito anche con alcuni suggerimenti per dare un più che sanzioni, incentivi alle imprese per fare della sicurezza un elemento importante, come diceva il rappresentante della Confindustria, un elemento non di costo ma di opportunità e di investimento per i nostri lavoratori. Grazie, grazie mille, grazie, grazie per la partecipazione. Ora entriamo praticamente, diciamo cambiamo un po' argomento ed entriamo nel vivo dello spettacolo. È arrivata una lettera all'INAIL di Napoli che ora vi devo leggere con attenzione. E il ragazzo che l'ha inviata si chiama Stefano De Vivo e dice: mi chiamo Stefano e sono un ragazzo di 27 anni e ho sempre vissuto la mia vita ricca di gioia e di serenità. Appena presa la licenza media, ho iniziato subito a lavorare, facendo vari mestieri, ma quello che preferivo di più era il fabbro. Lavoravo in un'officina dove mi trovavo bene, ma purtroppo la paga, data la mia piccola età, era molto scarsa. Il caso volle che in quel periodo conobbi una ragazza e ci innamorammo, e così conobbi suo padre, che svolgeva il mio stesso mestiere. Nacque subito, tra me e lui, un bel rapporto, al punto che mi presentò al titolare della ditta per la quale lavorava, il quale mi assunse come apprendista. Da quel momento diventai il ragazzo più felice del mondo. Avevo tutto, tutto quello che potevo desiderare. Una ragazza dolcissima, un lavoro che mi piaceva e la felicità dei miei genitori nel vedermi sistemato. Purtroppo, però, questa favola durò molto poco, perché alla terza settimana di lavoro ebbi un bruttissimo incidente. Salì sul tetto di un capannone molto sporco, dove non si vedeva neanche dove mettere i piedi. Non avevo nessuna imbracatura di sicurezza e non avevo addirittura il casco. Così, mentre cercavo di pulire, una parte del tetto sprofondò all'improvviso e io precipitai all'interno del capannone. Mi ritrovai in un letto d'ospedale a lottare tra la vita e la morte e il calvario durò per molti, molti mesi. Dopo qualche tempo capii purtroppo che io non camminavo più ed è stata dura affrontare questa sofferenza, ma con l'aiuto della mia ragazza che mi è stata sempre accanto e l'amore dei miei genitori sono riuscita a superare la disperazione e piano piano, grazie anche alla mia forza di volontà, sono riuscito ad affrontare una nuova vita. Ho imparato a vivere con più leggerezza nonostante le tante difficoltà. Perché essere paraplegico non vuol dire solo non poter camminare, ma vuol dire dover affrontare tanti problemi e ostacoli giorno per giorno. Ma nonostante tutto vi posso assicurare che non mi sento inferiore a nessuno. Grazie al sostegno dell'INAIL e dell'ANMIL che mi sono state vicine, ho potuto adattare la casa in cui vivo alle mie esigenze e poter essere autonomi è una condizione necessaria per dare un senso al proprio quotidiano. Ho finalmente sposato quella dolcissima donna che è ancora al mio fianco e presto speriamo di coronare la nostra unione d'amore con la gioia di un figlio.
Spesso ripenso al giorno dell'incidente e tornando indietro, certo non farei mai più gli stessi errori, ma perché questa esperienza sia utile a qualcuno, una cosa posso dirla a tutti quei ragazzi che lavorano in condizioni di assoluta insicurezza. Se qualcuno vuole mettervi su un tetto a 7 metri d'altezza, senza neanche l'imbracatura di sicurezza, provate a pensare per un istante a tutte le persone che voi amate e che a loro volta vi vogliono bene. Fermatevi un solo momento e non abbiate paura di pronunciare un semplice ma irremovibile no. Questo ragazzo si chiama Stefano De Vivo e adesso ve lo presento, è qui. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Stefano. Buonasera. Buonasera. Questi applausi sono tutti per te. Grazie. Questa lettera ci ha commosso moltissimo. Stefano, allora intanto come stai? Bene, grazie. Sono contento di essere qui e portare la mia testimonianza. Stefano, la tua lettera ci ha commosso moltissimo. Grazie. Volevo farti una domanda, ma sì. Come è cambiata la tua vita adesso, Stefano? La mia vita è cambiata tanta, perché comunque da, come ha detto nella lettera, da un periodo bellissimo della mia vita mi sono trovato a cambiare vita, a trovarmi in questa situazione, purtroppo affrontare molte difficoltà. Quali difficoltà, Stefano, hai incontrato in questa nuova dimensione? Le difficoltà purtroppo sono tante, perché anche se io vorrei scendere e andare a fare una passeggiata per Napoli, per qualsiasi parte del mondo, comunque troviamo difficoltà a salire marciapiedi, auto in sosta sbagliate. Se non per questo qui c'è entrare. Il comune, la provincia, la prefettura, sì. Per questo ci sono le istituzioni. Sì. E noi ti assicuriamo che da parte nostra, per tutte le persone che si trovano nella tua stessa condizione, noi istituzioni dobbiamo fare il possibile. Sì. Perché Stefano, ma adesso però io ti vedo veramente, no. Ti vedo felice. No, sono felice perché comunque vivo una vita... Hai adattato la casa? Sì, ho una casa, ho sposato. Hai sposato la tua bellissima moglie, complimenti. I tuoi genitori sono veramente, che saluto veramente calorosamente. Complimenti per la forza di volontà di questo ragazzo, veramente. Stefano, allora vogliamo lasciare un messaggio perché... Sì. Questa tua storia così l'hai trasformata praticamente in una vita nuova, sì. Ricca di gioia, una vita normale. E quindi Stefano, quale messaggio vogliamo lasciare a questa platea oggi, a questo spettacolo? Allora, il mio messaggio è, la prima cosa è la sicurezza. La sicurezza ce ne vuole, e poi anche a persone che magari si trovano in difficoltà come la mia, di non aver paura, di andare avanti, ad affrontare, perché nella vita c'è sempre uno spiraglio aperto e da affrontare, perché davvero... Bravissimo Stefano, davvero grazie. Si può andare avanti. Che bellissime tanto, parole tanto, di coraggio, di speranza. Tanto. Io volevo veramente ringraziarti perché la tua testimonianza è stata veramente coraggiosa. Testimoniare e denunciare il lavoro nero, sì, e poi avere il coraggio e la forza di rifarsi una vita non ti fa che onore. Per cui Stefano, che ne dici? Che ne dicerò, un messaggio positivo, sì. Adesso ce ne andiamo e sì, lasciamo praticamente agli artisti sì. Lo spettacolo, che è tutto per voi, la grande impresa della sicurezza. Buonasera, a dopo, andiamo. Grazie. Stefano. Spoglia come un ramo, ci leggerai la linea infinita di un ricamo, la stanchezza di un giorno che è sempre troppo lungo, passato in fabbrica a sciupare il tempo, ha distratto te stesse le tue dita dal dovere ubbidiente e la vita. Ma dimmi che la colpa di tutto il tuo rimpianto è solo nel destino che gioca con il mondo. Dimmi che l'amore che tu ti porti dentro scatterà per sempre questo tuo lamento. Prova a chiudere gli occhi e pensare a quando eri bambina e giocavi
dal mare costruivi castelli e sognavi di regine, di principi e fate che felici vivevano in pace, di cavalli e carrozze dorate dove il cuore viaggiava felice. Sei ancora qui, davanti a questo specchio, che guardandoti negli occhi ti risponde con disprezzo e ti dice che per non morire devi sempre ed ancora rischiare tutti i giorni della tua vita, fino a quando sarà necessario, fino a che la tua voglia infinita svanirà come un sogno al mattino. Ma dimmi che la colpa di tutto il tuo rimpianto è solo nel destino che gioca con il mondo. Dimmi che l'amore che tu ti porti dentro riscatterà per sempre questo tuo lamento. Prova a chiudere gli occhi e pensare a quando eri bambina e giocavi con le mani bagnate dal mare, costruivi castelli e sognavi di regine, di principi e fate che felici vivevano in pace, di cavalli e carrozze dorate dove il cuore viaggiava felice. Prova a chiudere gli occhi e gridare, ad urlare fino a non respirare, questa rabbia infinita e profonda, fino a quando qualcuno risponda. Riapri i piatti dei sogni e del mare, costruire un castello d'amore dove vivere senza paura che il lavoro ti faccia del male. Prova a chiudere gli occhi e pensare a quando eri bambina e sognavi di cavalli e carrozze dorate dove il cuore viaggiava felice. Io, che come sempre, i giorni stanchi del mio lavoro arranco, sul margine del rischio e del dovere, tutti i miei sogni infrango. Tu mi cammini innanzi, oh vita lenta, come una regina, io regolo il mio passo del mestiere come una magia. Ma pensieri dolci e tristi mi si affacciano al cuore, per il continuo azzardo di questo mio lavoro, per il pericolo costante che esso mi propone, io potrei nel tempo infinito di un momento perderti per sempre o guardarti distante. Allora penso che tutti i giorni miei sono sospesi come in un'attesa. In equilibrio il mio lavoro tiene tutti i miei sogni sul filo del dovere. Una luce si fa nel mio pensiero. Vedo di nuovo me, rinato e vivo. Scoprendo me, scopro di nuovo te. E la mia idea riflette il tuo sorriso. Io non ti rischio più, mia cara vita, per il lavoro non ti pianto in asso. D'ora in avanti e sempre batte il mio cuore al ritmo del tuo passo. Thank you.
Lettera dalla miniera, Iglesias, 12 febbraio 2009, miniera di carbone di Baravano. Cara Maria, non so per quale ragione non sono ancora impazzito. Sono già passati 12 giorni dalla frana della miniera e in questo buio profondo l'unica cosa che mi tiene aggrappata alla vita è il pensiero continuo di te e della nostra piccola Elisa. Sono giorni che dormiamo nel fango e l'aria umida che si respira in questa caverna ci tiene allo stesso tempo prigionieri e vivi. Per 10 giorni siamo sopravvissuti con un cucchiaio di minestra ogni 12 ore, frutto dei resti di un pranzo che un nostro compagno non aveva consumato il giorno dell'esplosione. Qui sotto stiamo malissimo, è pieno d'acqua, e se ci fosse un altro crollo non avremmo altro posto dove scappare. Da tempo ci avevano promesso la costruzione di un'uscita di sicurezza, ma come sempre erano solo parole. Immagino che adesso invece si stiano dando da fare per tentare di tirarci fuori, è sempre così. Dopo il disastro si corre ai ripari. Sai, Maria, ho riflettuto molto. Stando qui sotto è l'unica cosa utile che si possa fare. Ho riflettuto sulla verità della vita e mi sono chiesto, per esempio, perché ho accettato di lavorare a 700 metri sottoterra con il rischio di essere seppellito sotto un cumulo di pietre e di carbone. Certo, potevo pensarci prima, ma solo adesso, nell'umida foschia di questa caverna, il pensiero si è fatto nitido. Il fatto che noi minatori fossimo consapevoli dei rischi di questo mestiere mi era chiaro. Quello che non sapevo e che ho scoperto in questi giorni, intrappolato qui sotto, è che tutto quello che sino a 12 giorni fa ci aveva fatto credere sulla miniera in realtà non è altro che un grande imbroglio. Vedi, Maria, tutte le storie sull'orgoglio dei minatori che come eroi scoprono nuove vene da sfruttare in realtà altro non sono che un mezzo per esaltare la nostra ingenua fierezza e spronarci a lavorare sempre di più, sfidando l'assenza delle più elementari norme di sicurezza. E non parlo solo di questa miniera. Ho sentito dire che l'anima dei minatori è uguale in ogni parte del mondo, sia che si tratti di miniere di carbone, di rame, di zinco, di oro. L'indole fatalistica che ci distingue è uguale per tutti, per i belgi, gli argentini, i polacchi, per tutti. Questo lavoro rappresenta quasi una missione. È sempre la stessa storia. Approfittando di questa debolezza, i padroni delle miniere non spendono soldi per realizzare percorsi alternativi di emergenza, per non intaccare i loro già immensi guadagni. E noi continuiamo a rischiare ogni giorno la vita in nome di una nobile missione. Solo adesso riconosco la banalità di quelle convinzioni, perché vedi, Maria, la somma dei rischi di questo lavoro non vale quanto una sola espressione di gioia dei vostri immensi sguardi. In quanto alla valenza sociale che il carbone avrebbe per la comunità, penso che senza si vivrebbe comunque, ma forse meglio. Il carbone che estraiamo in nome del progresso non solo danneggia e sfrutta la terra, ma con il suo utilizzo la inquina irrimediabilmente. Non potendoci arricchire e tantomeno pensare di essere utili alla società, sono giunto alla conclusione che noi minatori non siamo né furbi né eroi. Che fregatura. Ho sentito dire che in altre miniere i lavoratori hanno preteso ed ottenuto quelle garanzie di sicurezza che in caso di crollo permettono ai minatori di salvarsi. Sono contento per loro. Per quanto mi riguarda, se dovessi mai uscire vivo da qui, ringrazio il cielo per avermi fatto capire, e se riuscirò a riabbracciarvi di nuovo, ce ne andremo in un posto lontano da qui, sulla costa, vicino al mare, a respirare l'aria frizzante delle onde. Voglio sdraiarmi sulla spiaggia e rimanere lì per sempre a guardarvi. Magari povero, ma ricco di entusiasmo e di speranza per una nuova vita. Perché credimi, Maria, dopo il buio, la polvere, il fango, l'umido di questa caverna, dopo gli sguardi ghiacci e inermi dei miei compagni, dopo l'estenuante e faticosa battaglia della speranza contro la paura e l'angoscia di queste ore, altro non desidero che rivedere la luce naturale del giorno e perdermi per sempre nell'abbagliante sole del tuo sorriso. Per sempre tuo, Maria. E grazie a voi, ancora vivo, Antonio Pirras. Maria, hai già aspettato di Maria, pensandoli hai fatto a wonderful sound che mi. Maria, hai già schizzato di Maria, and suddenly that name will never be the same for me.
stai pregni, Maria, in teva stop segni, Maria. Lo videro volare giù all'improvviso, dall'altopiano di un'impalcatura, come un angelo caduto dal cielo, muto e rassegnato, disegnare nell'aria strane figure con le mani, come a salutare la vita. Il tempo di un istante, lungo come un dolore, e poi un tonfo sordo sull'aia del dovere. Steso, immobile, su quel cortile misto di polvere e calce, lo sguardo fisso verso il cielo, sembrava come riposare dalle fatiche di sempre, come quando da bambini, stremati dalla frenesia dei giochi e dei compagni, ci si sdraiava all'imbrunire sull'erba umida del prato. Le nuvole bianche correvano nel cielo e i suoi occhi sbarrati verso l'alto risplendevano il chiarore della giornata. Chissà come sarebbe stata la sua vita se da bambino, sdraiato su quel prato, avesse riflettuto sulla libertà di quelle nuvole. Chissà quali strade avrebbe percorso se solo si fosse considerato che il dolore ubbidiente di un lavoro rischioso e pesante non fosse l'unica via d'uscita per vivere la vita. E se solo si fosse accorto di quanto fosse preziosa e unica l'esperienza dell'esistenza. Chissà come sarebbe stato se quel giorno di settembre di 20 anni prima, guardando il mare dal finestrino dell'autobus che lo portava al suo primo giorno di cantiere, si fosse per incanto scaraventato giù da quella fermata e costeggiando la riva di quel lungomare, avesse respirato l'aria frizzante delle onde e fissando l'orizzonte, avesse respirato e avesse disobbedito a quel dovere. Chissà se vedendo un gabbiano volare libero nel vento non avesse riflettuto su quel lavoro duro e pericoloso che andava a cominciare, sul suo futuro e sul diritto che ogni uomo ha di vivere e di essere felice. Sarebbe rimasto sulla spiaggia fino al tramonto, tornando a casa avrebbe cambiato la sua vita, avrebbe scoperto di sé nuove passioni, aspirazioni, sogni da realizzare che non fossero al solo servizio del triste guadagno quotidiano. Avrebbe spazzato via l'idea di azzardare se stesso a quel lavoro ogni giorno. Invece, la porta di quell'autobus si chiuse così come si era aperta. Nessuno, compreso lui, salì né discese da quella fermata, quasi come per negare l'esistenza di quel luogo, possibile solo per gli esseri fortunati. Quel mare custodiva sirene che solo gli altri potevano ascoltare e quel gabbiano avrebbe regalato ad altri preziosi consigli. Sua moglie lo aveva reso marito e padre, ma troppo poco era stato il tempo che aveva dedicato a loro. Troppe rinunce, sacrifici. Bisognava lavorare e guadagnare in qualsiasi condizione, immolarsi per un lavoro che non lasciava spazio alle piccole ma necessarie gioie della vita. Troppo invadenti quei turni, troppo stressante quella continua attenzione a non farsi male per riportare se stesso ogni giorno a casa, sano e salvo.
Solo adesso, steso, immobile, tra gli sguardi premurosi dei compagni, gli era tutto chiaro: che imbroglio, che disinganno era stata la sua vita, quanti assurdi sì aveva pronunciato, quanti compromessi, quali condizioni e quali rischi aveva accettato in nome della responsabilità familiare che ora invece aveva compromesso. Muovendo le ciglia più volte, come a sincerarsi della sua esistenza, capì che nonostante la sua immobilità non era morto e che invece un uomo nuovo stava per nascere. Non avrebbe più messo piede in un cantiere pericoloso, anzi, avrebbe cambiato lavoro, ne avrebbe cercato uno più sicuro, rispettoso della vita, avrebbe coltivato altri progetti, altre speranze, altre ambizioni per una vita nuova. Così, mentre lo portavano via, nonostante il dolore sferzante delle ferite, si sentì finalmente vivo. E come mai prima d'ora, annientando il dolore, le sue guance si aprirono lentamente in un tenero e rinnovato sorriso. Cominciato, facimmo giusto solito talorn, o pataterna a luce l'ha appicciata, buttammo in mano che è schiarato giorno. Maledie, voglio va a mar, che rimane nata festa, sta giornata che ci resta, fancia almeno fatica, che ci serve nera nata, come sono e pa maestro, niente ce la faccia festa, che voglio una anna magna. Che noi facimmo, bastate stiende, solo ora, fanca. C'era un coraggio e tanta pazienza, che poi rimane c'è sta speranza. Per amanest ogni giorno rischiamo, o bene o male, per non morire fame. Senza pietà, a miseria comanda, a rischia vita, o masta ci manna. E una speranza di vita nuova, sta fatica mai non promette. Per la pagamma a caso prossimo, solo la nostra, sta un progetto. Ai sera, ninna nemmene saiette, tu sai a to. Per me un po', per me un po', a solo poco croce ma si fuie, te lascia sta, te lascia sta, e non ti guarda più ma distruie sulla guardare.
tutti i mattoni del mondo come in un girotondo. Non possono costruire la mia voglia d'amare ancora un po'. Nessun mattone al mondo costruirà così profondo sulla casa del mio viso il tuo dolcissimo sorriso. La paura di cadere la sconfiggo ogni mattina nel pensarti mentre dormi abbracciata al mio cuscino. Così, tornando a casa, stanco e frastornato, penso che anche oggi sono stato fortunato. Perdonami, te prego. Lo so che te sto da un dispiacere, ma non è colpa mia. Se te fossi trovare pure te al posto mio, avresti fatto uguale. Che potevo fa? Io me lo so visto davanti con le mani alzate, che mi chiedeva aiuto, che gridava, che mi implorava di scendere giù in quel pozzo a salvarlo. Io non ci ho pensato un attimo, mi sono buttato dentro a testa bassa, mamma mia che puzza. Gli ho messo in bocca la mascherina per proteggerlo da quelle esalazioni, ma già respirava a stento. Ho tentato di alzarlo per incollarmelo addosso, ma non si muoveva di un millimetro. Era bloccato da una sbarra di ferro che gli era cascata sul petto. Io lo chiamavo, gli dicevo d'alzarsi, di sforzarsi, ma lui niente, non rispondeva, mi fissava con due occhi sbarrati. Mi sono detto, è morto. Ma mentre ci pensavo ho cominciato a sentirmi strano, un tontito. Mi girava la testa e allora ho cominciato a rendermi conto che stava a rischio grosso e mi sono detto, io devo da salire su in gran fretta, se no pure io ci resto qui per sempre. Ho fatto per salire il primo gradito di sta cisterna per andarmene, quando mi sono voltato giusto un attimo, come per rispetto, come per salutarlo, per l'ultima volta, e quello, quasi come me volesse rispondere, non ha mosso l'occhio. Che te devo dire, ma io non ce l'ho fatta andarmene. Sono sceso giù di nuovo, ho preso un tubo di ferro che stava lì nell'angolo, l'ho infilato tra lui e la sbarra, ho fatto leva su un piccolo ripiano di cisterna e ho cominciato a spingere con tutte le mie forze. Più spingevo, più la testa mi girava, e più la testa mi girava, più me venivano meno le forze. Mi guardava fisso, in segno di riconoscenza, come a dire, prego, non te ferma. E io non capivo più niente, spingevo, spingevo, fino a quando non ce l'ho fatta più e sono crollato anch'io su di lui. Ecco, questo è tutto. Quando mi sono svegliato, i dottori non ci volevano credere. Non si spiegavano come avevo potuto resistere così tanto a quei fiumi velenosi. Mi hanno detto che mi dovevo da ritenere fortunato d'essere ancora vivo, perché mi era rimasta metà di un polmone ancora buono. L'altra metà, più il resto, gli hanno dato al gatto. Mi hanno detto che d'ora in poi dovrò stare attento, sta in campana, che a respirarci devo andare piano, che non devo fare sforzi e tantomeno correre, capirai? E chi ha fatto mai? Il ragioniere della ditta che è venuto mi ha spiegato che ci devo stare molto attento a quel che dico e che devo da dichiarare che ci sono cascato per sbaglio dentro a quel pozzo, perché mi ha detto che non ci dovevo scendere per nessuna ragione dentro a quel buco e che mi dovevo fare i fatti mia. Ma
lo sapevi te, che l'atti di pietà e d'eroismo, come ha detto il ragioniere, non sono riconosciuti dal padrone. Ho chiesto di quel povero cristiano, mi hanno risposto col segno della croce. Mi hanno detto che era di un paese della Polonia, che non c'aveva manco i documenti e che per questo non hanno potuto avvisare manco un parente. Poveraccio. Ma che mondo è mai questo che permette alle persone d'annamorì come disgraziati dentro un cilindro di ferro pieno di veleno che tratta i cristiani come fossero animali, senza nessuno scrupolo, mannati allo sbaraglio, senza nessuna protezione, nessuna sicurezza, solo per l'ingordigia di risparmiare qualche quattrino. Io in fin dei conti, ma so cavata bene, se posso raccontartela sta storia. Vuol dire che sono ancora vivo, ma so vivo, respiro ancora, poco, ma respiro. L'amore in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'amore è bella per danzare, chi in amor non mancherà. L'amore in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'amore è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già l'amore in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua. Un garzon veloce, fondo, ciascuno toccherà. Finché in cielo brilla una stella e la luna splenderà. Mamma mia, mamma mia, c'ha la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, 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 mamma mia, si salterà. Finché, 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 mamma mia, si salterà. Gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già stavolta si ritira e all'assalto tornerà. Già stavolta si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella. Con la nostra, la seconda, con la scura, viva il ballo, tondo, tondo, sono resto, non c'è. Il più bel piacere del mondo, con la più cara volontà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, 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 mamma mia, si salterà. Finché, 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 mamma mia, si salterà. All'acqua io solo fravaca con una cucchiara a mano, pallare un coppa all'annata, fuori un quinto piano. Non per mi si fa, un movimento storto e fa una vola l'angelo. Prima che arriva è morto. Non strilla e poi non accorre, gente è fravaca tu. Diciate ancora, è roba, tenno due creature. La izna e sopportano una carretta a mano. Si muove ancora all'annato, fuori lo quinto piano. E passa sto sperpetuo, più d'uno corre appresso. È nato in coppa all'annato, canta e fatico stesso. In terra una pale cavaci con moglie a macchie sangue, e schizza si sciarena che scarpe sporche fanno. Quando all'ospedale arrivano, a folla è trattenuta. E chi sa di disgrazia, racconta come è chiuso. E attorno tutto popolo. Maronna, avete visto? Lo quinto piano è virgine. È come Gesù Cristo. E poi compare pallido chi lo ha accompagnato. E prima che ci spiano, fa segno che è spirato. Con fridderin dall'anima la folla si allontana. E lume già si appiccina. A via si fa stramana. A casa poi manibola, morta, povera figlia. Mentre mangiano a tavola, ci dice né famiglia. E mamma e figlia abbracciano, non sposa abbraccia a sposa. E una moglie trepida aspetta in riposo.
sappendo un coppa all'asta, sento rilorgio e no. Se dice non rosaria, aspetta e non si muova. L'acqua purtroppo vollere se strutti in datiana, o fuoco è fatto cenere, se sente una campana. E puccirelle chiagnano perché vanno a mangiare. Mamma, metti in mano a tavola, se non viene papà, a porto tutto lene, fossisse e va rapì. Chi siete? O capo d'opera, l'uoppolo abita qui, non si qualche disgrazia, e vedo tanta gente. Calmatevi, vestitevi. Maronna. E cose niente. È sciugliata all'annata. Do prima piano. Oddio, è sto ospedale. È logico. O Pascalino mio. E due creature sbarrano l'occhio senza capire. A mamma di sparanna sono lampa a vestì. E chiurare in scena per grado, quei cerini. Donna da che? Marito, ma che sa, ste ballerine? Sì. È sciugliata all'annata. Do secondo piano. E via facendo stannata. Casaglia chiano chiano. Dicitemi, spiegatemi. Coraggio. È morto. È morto. Do quinta piana, all'annata. Non vero mise Stuart. Poschiando e senza chiagnere, s'abbatte e perde senso. È Dio che fa una pausa a tutte le sofferenze. E quando a casa portano, trovano in terra dormute e due piccirelli. E luce non faccio. Due lagrimelle. Dolcissimo amore mio, ti scrivo questa lettera per chiederti perdono. Perdono per esserti mancato, per non aver assolto quel semplice dovere che ogni uomo ha di rimanere vivo. Ti chiedo scusa per aver creduto che il bisogno indispensabile di una paga, guadagnata in condizioni di quotidiana insicurezza,
giustificasse il rischio di perderti per sempre, pensando che questo assurdo azzardo fosse utile a renderti felice. Ti chiedo scusa per aver considerato tutto questo come una doverosa necessità. Adesso so che non è così. Ti chiedo scusa perché sapevo bene i pericoli che correvo ogni qualvolta, per esempio, come un acrobata, macinavo chilometri e chilometri sulle assi sbilenche dei ponteggi, oppure quando, appeso ad una corda, livellavo fredde pareti di calce, dondolando sospeso tra il cielo e la terra, quando, in nome della doverosa responsabilità, mettevo a repentaglio la mia vita e quindi la tua. E tutto per la volgare causa di un lavoro irresponsabile che, incurante della sicurezza, aveva come solo e unico scopo il profitto personale. Ti chiedo scusa per aver ceduto anch'io, come tanti, all'ignobile ricatto della necessità, a quella volgare estorsione che la vita ci propone, purtroppo. Ti chiedo scusa per quel gesto che non ho fatto quella mattina di primavera. Avrei dovuto fermarmi sull'uscio della porta. Avrei dovuto fermarmi. Guardarti dormire, immaginare i tuoi pensieri, entrare nei tuoi sogni. Allora sì che avrei capito. Mi sarei tolto quella tuta e, tornando indietro, sarei rimasto con te fra le lenzuola per abbracciarti forte e vivere quel momento solo con te, solo per te. Ti chiedo scusa per aver condiviso i nostri giorni più belli con il mio lavoro, per aver costruito più pilastri che speranze, per aver fabbricato più tetti che sogni, per non aver capito che nel cantiere dell'esistenza nessun mattone può costruire la felicità e che nulla vale il prezzo della vita quanto il valore assoluto del tuo immenso bene. Ti chiedo scusa, ancora scusa, questa volta per sempre e solo per te, questa volta eternamente tuo. Thank you.
diario. È da un po' che non ti scrivo, perché sono stati giorni molto strani. Mamma piange sempre e papà non torna a casa. Secondo me hanno litigato. Per 2 settimane ho dormito da zia. Era da tanto tempo che non vedevo i miei cuginetti. Poi ieri sono tornata a scuola. Appena mi ha visto la maestra, mi è venuta vicino, mi ha sorriso e mi ha detto: se non hai fatto i compiti non ti preoccupare. Strano. Di solito la maestra è sempre cattiva con i bambini che non fanno gli esercizi. A casa è un andirivieni di persone, parenti, amici e soprattutto i compagni di lavoro di papà. L'altro giorno è arrivato anche un signore ben vestito. C'eravamo solo io e la mamma in casa. Lei era in cucina e allora ho aperto io la porta. Era un signore gentile, mi ha sorriso e mi ha detto di essere il padrone dell'azienda dove lavora papà. Allora io gli ho chiesto se l'aveva visto, ma lui non mi ha risposto. Ha tirato fuori dalla tasca della giacca una busta e mi ha detto di darla alla mamma. Poi, senza aspettare che lei arrivasse, ha riaperto la porta e se n'è andato. In quel momento la mamma è uscita dalla cucina e, dopo aver visto il contenuto della busta, ha riaperto la porta e, urlando, si è precipitata giù per le scale. Ha tirato fuori dalla busta delle banconote e, piangendo, le ha lanciate addosso a quell'uomo. Io non ci ho capito molto, solo che quando è rientrata la mamma mi ha abbracciato forte e, asciugandosi gli occhi, mi ha detto: la vita non si compra. Zia e nonna adesso sono sempre a casa. Vogliono consolare la mamma e mi preparano tante cose buone. Oggi ho chiesto quando torna papà e loro mi hanno risposto in modo strano. Si sono guardate per un attimo e poi mi hanno detto: papà è volato via. Caspita, ho detto, allora papà è come Superman, sa anche volare. Ma la nonna, non ho capito perché, è scoppiata a piangere. Allora, caro diario, lo chiedo a te, perché sono stanca di fare sempre la stessa domanda. Perché qui non mi risponde mai nessuno. Quando torna papà? There, out in the darkness, a fugitive running, fallen from God, fallen from grace. God be my witness, I never shall yet, till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark, mine is the way of the Lord. Those that follow the path of the righteous, shall I pay reward? And if they fall, Scarce the
Voleva parlarvi? Sì. Allora faccio presto, ho molta fretta. Ecco, vede, è da poco che lavoriamo insieme, ma con suo padre ci sono stato per quasi 20 anni. Non un solo lavoro, non un solo appalto che lui abbia vinto che io non abbia messo in opera insieme a lui. Cioè, questo lo so, e allora? E allora, per tutte le scelte relative ai materiali, alla costruzione dei ponteggi, alla stessa selezione degli operai, suo padre, bontà sua, mi chiedeva consiglio prima di decidere. Io, con molta umiltà, ho sempre messo a disposizione la mia esperienza, consigliandolo per il meglio, sia nell'interesse della società sia nell'interesse degli operai. Suo padre sapeva benissimo che per restare in questo ambiente, per evitare fallimenti, bisognava dare la giusta importanza alla sicurezza dei lavoratori, perché tutto quello che veniva fatto per evitare incidenti sul lavoro, avrebbe portato nel tempo meno imprevisti e quindi nuovo lavoro e profitto per tutti. Non capisco dove vuole arrivare. Vede, suo padre mi diceva sempre che preferiva guadagnare di meno, ma godersi la serenità della propria coscienza, perché niente era più importante per lui che vedere la faccia soddisfatta degli operai che lasciavano ogni sera il lavoro sani e salvi. E io dico questo perché lui sapeva benissimo il rischio che si corre facendo questo lavoro. Ora so che la cosa non mi riguarda e che sono pagato solo per controllare che il lavoro degli operai venga fatto nei tempi stabiliti. Anzi, devo ringraziarla per avermi riconfermato al lavoro anche dopo la morte di suo padre, ma non posso dimenticare che sono stato per più di 20 anni capomastro e conosco perfettamente, anche se non sono ingegnere, tutte le insidie e i rischi di questo mestiere. Insomma, dove vuole arrivare? I solai non sono a norma. Il loro spessore è troppo piccolo. Il cemento e il ferro che stiamo usando non può reggere neanche il peso degli operai che ci lavorano. I pilastri, poi, sono troppo striminziti e con poco ferro. Andrebbero rifatti. Con un piccolo aggravio di costi si può ancora recuperare la costruzione. Riarmando i piloni e rinforzando con delle barre d'acciaio i pavimenti, siamo ancora in tempo per stabilizzare l'edificio e renderlo sicuro. Mancano i caschi e in più le reti di sicurezza esterne sono aperte in più punti e i ponteggi che abbiamo installato non coprono neanche il 60% del cantiere. Anche qui, con poco, si può recuperare in termini di sicurezza più del 90%. E poi c'è un'altra cosa. Gli operai sono stanchi, fanno troppi straordinari e, se permettete, pagati troppo poco, ma quello che mi preoccupa è la loro scarsa attenzione. Dopo 8 ore di lavoro pesante diventa uno scherzo mettere un piede in fallo. Io le chiedo scusa se mi sono permesso ancora una volta di ritornare su questo discorso, ma era da tempo che ci pensavo e non potevo starmene più zitto. Ecco, questo le volevo e le dovevo dire. Mi stia bene a sentire. I servizi e il lavoro che ha reso a mio padre le sono stati ampiamente ripagati, sia economicamente e sia dalla fiducia che mio padre le ha concesso, tenendola con sé tutti questi anni. E se lui ha voluto avvalersi dei suoi consigli, ritenendo che era giusto farlo, bene ha fatto. Ma non per questo sono obbligato anch'io a fare la stessa cosa. I tempi sono cambiati. È una questione di competenze. Riguardo poi ai materiali e alle loro messe in opera, esiste un ufficio tecnico che fa capo a un'altra società, non di mia competenza, che stabilisce che i lavori siano eseguiti secondo le regole, e quindi è loro la responsabilità civile e penale di quelle scelte. Conseguentemente la cosa non mi riguarda. A proposito invece della sua presenza nel cantiere, ho qualcosa io da dirle. Da quando ho acquisito la società di costruzioni di mio padre, ho notato da parte sua sempre un atteggiamento ostile, mai partecipativo nei miei riguardi. Ogni volta che ho convocato gli operai per impartire delle direttive, ho sempre notato in lei un'aria di sufficienza, un'aria di circostanza, mai un'assenza piena, mai una collaborazione assoluta e totale, ma al contrario, sempre un ghigno dubbioso e negligente, come quello degli operai. Ma io la pago, anche per condividere le mie scelte, non per distruggerle. Tutti quei sì, quei ma, quei forse. E se invece si facesse questo? Se invece si facesse quest'altro? Facile parlare così, quando non si investono e non si rischiano i propri quattrini. Comunque io non sono più disposto a tollerare le sue idee sulla conduzione del cantiere, per cui da adesso in avanti o lei si schiera per intero dalla mia parte, oppure mi dispiace. Ma sarò costretto a licenziarla. In un istante mi si gelò il sangue. Avrei voluto rispondergli come meritava, gridargli in faccia tutta la verità, per esempio la sua totale incompetenza rispetto al proprio lavoro, la sua volgare insensibilità verso il prossimo, la bieca ricerca del profitto a qualunque costo che faceva di lui un essere ignobile e spregevole, ma mi vennero in mente i miei doveri, la rata del mutuo da pagare, i miei 3 figli ancora studenti e disoccupati, lo sguardo di mia moglie, dolce, affettuoso, instancabile, che aveva tirato su i nostri ragazzi con dignità, con tenera pazienza ed infinite rinunce.
Tutta questa folla di pensieri mi fecero sgorgare dalle labbra come per inerzia un ubbidiente e doveroso come vuole lei. E poi un giorno accadde. L'impianto ondeggiò sotto i piedi. Lo slittamento dell'instabile pavimento grezzo si ripercosse per tutto il cantiere, rombando per tutte le membrature instabili dell'edificio. I miei compagni, come statuine, restarono gelati sul posto dallo sgomento. Le loro bocche avrebbero voluto gridare, urlare, ma le parole non uscirono. In un momento tutta la squadra diventò un corteo d'anime impietrite dalla paura. Solo il tempo di un istante per guardarsi negli occhi, come per aggrapparsi al mondo. Poi, insieme alle speranze, ai progetti, alla voglia di un futuro migliore, insieme alle semplici e piccole gioie quotidiane, anche il pavimento della vita crollò. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto. In quella casa non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì. Senza cucina, era bella, bella davvero, vecchia dei matti, numero zero. Non si poteva fare pipì, fare pipì, non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era bene. Caro papà, sono passati ormai 10 anni, ma dentro di me sento che ne sono trascorsi almeno 100. Le persone continuano a guardarmi con pietà, conservano ancora nei loro occhi quello sguardo di compassione che io detesto. Forse quello che odio davvero è che la gente crede che sia ancora vivo il mio dolore. E invece sai cosa ti dico? Il dolore, questo mio dolore, non è vivo, è morto, come te. È muto, come te. Ha solcato un vuoto profondo, profondo ogni singolo centimetro di altezza di quella maledetta gru. Sai, a scuola ho studiato che il tempo misurato in velocità rallenta. Gli orologi in moto battono i loro secondi più lentamente di quelli che non sono in movimento e pare che arrivino a fermarsi del tutto se portati alla velocità della luce. Allora ho pensato che se fossimo fotoni potremmo battere la morte. Quando sei uscito quel martedì, avevi al polso l'orologio che ti avevamo regalato per i tuoi 40 anni. A volte mi domando, nel tuo volo di 20 metri, quanti millesimi di secondo quelle lancette hanno rubato all'eternità? Nel fermo immagine che hai sottratto al destino, c'era anche il mio volto. Non puoi rispondere, lo so. Aggiungo anche questo agli altri punti interrogativi che non avranno mai risposte. Guardo la tua foto sul mio comodino. Mamma ci tiene che l'abbia proprio lì per sentirti sempre con me. Il solo modo di vederti invecchiare è quello di guardarti ingiallire sulla fotografia sbiadita dai raggi di sole. Beh, in qualche modo i tuoi capelli diventano davvero più bianchi di stagione in stagione. La stampa sbiadita del tuo ritratto ti rendono un fantasma antico a soli 48 anni. Ti ricordo quella mattina di aprile. Non c'è stato il bacio del buongiorno o parole dolci sussurrate prima di andare via. C'è stato solo un chiudere la porta. E un abbraccio caloroso non c'è stato.
Era mattina. Io ero sveglia per andare a scuola, indispettita come tutte le bambine di 9 anni che vogliono dormire ancora un po'. Mamma tentava di infilarmi il grembiule. Tu bevevi il tuo caffè e non avevi voglia di andare al lavoro, sbuffavi, te lo ricordi? Borbottavi quella solita lamentela dei turni e di quella maledetta gru, troppo vecchia e pericolosa per salirci sopra. Poche parole scambiate con mamma, un ci vediamo stasera ed una porta chiusa. Una mattinata normale come quella di milioni di persone. Niente di epico, niente di romantico. Eppure quel giorno mi ha reso speciale. Improvvisamente sono diventata la figlia di... pur di fatto non essendo più la figlia di nessuno. Dopo quella circostanza non andava più bene il tuo nome. Non so perché ti scrivo, papà. Forse perché dopo tutti questi anni ce l'ho ancora con te. Perché in incidenti come questi le vittime spesso sono i carnefici di se stessi. Ci crediamo onnipotenti ed immortali. Ci sentiamo dei supereroi e invece le nostre vite sono sospese ad un filo, letteralmente. Siamo equilibristi, papà, sul precipizio delle possibilità. Ed è bastato un ingranaggio usurato, un piccolo dettaglio, una leggerezza per sprecare tutto. E a me? Cosa mi hai lasciato? Solo una possibilità. Quella di immaginarti. Di immaginare la gioia di farla franca rientrando tardi il sabato sera. Di immaginare se avresti approvato o no il mio ultimo fidanzato. Di immaginare una tua sgridata perché la mia gonna è troppo corta. Di immaginarci intorno al tavolo la sera di Natale. Di immaginare il profumo del tuo nuovo topobarba, quello che la mamma conserva ancora sigillato nel mobiletto del bagno. Di immaginare il rumore del trapano e del martello che adoperavi la domenica mattina per accomodare la porta del bagno, perché io e mamma, papà, proprio non sappiamo usarli quegli arnesi. Scusa, ma adesso devo andare. Ah, dimenticavo, sto per sposarmi, per amore, come dice mamma. D'altronde a 19 anni non potrebbe essere altrimenti. Infatti è solo per amore, papà, che porto già in grembo tua nipote. Vedi, cerco di non farmi mancare nulla. Riempio la mia vita più che posso. In fondo cosa mi manca? Solo un'altra vita che avrei potuto vivere con te. Niente al confronto di quella che tu avresti dovuto vivere. Пробуди, что было.
Quando gli uccelli muoiono colpiti dalle carabine dei cacciatori, gli uccelli cadono giù. Quando un aquilone, per causa di una brusca raffica di vento, rompe le sue ali di carta, quell'aquilone inesorabilmente cade giù. Quando una stella muore, uno spillo di luce si stacca dal cielo e, sempre cadendo, si perde nel buio. Tu invece sei morto restando a 9 metri dal suolo, in un punto che non è né cielo né terra. Ti hanno trovato così, accasciato dentro il carrello elevatore, ancora attaccato ai fili dell'alta tensione, come un pugile aggrappato alle corde. E ci sono volute le braccia dei vivi per riportarti di peso da dove eri venuto. 15.000 volte di corrente, e sei diventato un caduto sul lavoro anche tu. Quando si cade sul lavoro, dicono che si muore nell'esercizio delle proprie funzioni, come se lavorare fosse come disinnescare una bomba, e bastasse quindi finirci sopra per non esserci più. Ora sei anche tu nel novero dei caduti, prima morto e poi lanciato nella fossa comune dell'indifferenza. Quel giorno è toccato a te morire di lavoro, dicono. Per fatalità o, peggio ancora, per sbaglio. Chissà quanti corpi da allora ti sono finiti sopra. Chissà quanto è cresciuta quella montagna di anonimi eroi morti anche loro per sbaglio. Tu sei rimasto lì sotto, sepolto. Un nome e un cognome tra migliaia di nomi e cognomi di cui non frega niente a nessuno. Te ne stai lì sepolto ad ascoltare il tonfo di quelle anime che ti cadono sopra con il ritmo costante dell'indifferenza, una sopra l'altra, anch'esse saltate in aria per sbaglio, come te. Solo una foto, qualche riga battuta in fretta dal cronista di un giornale e una perizia striminzita del medico legale. Decesso avvenuto per causa scarica elettrica. Tu sei morto per sbaglio. Tagliavi i rami di un albero a 9 metri di altezza con una motosega dentro un castello e cestello elevatore, mentre i cavi elettrici dell'alta tensione ti passavano per sbaglio sopra la testa, e sempre per sbaglio. Un grosso ramo secco si è staccato qualche metro più su, precipitando sui fili dell'alta tensione che, spezzandosi, sono caduti ancora per sbaglio sul cestello elevatore che, sempre per sbaglio, non aveva nessuna copertura. Così, per sbaglio, quei cavi ti sono precipitati addosso e ti hanno avvolto con una scarica di 15.000 volt. Quando qualcuno muore lavorando, c'è chi cerca le colpe e chi spalanca le braccia. Nel tuo caso, tu sei morto per sbaglio. Quando gli uccelli muoiono in volo, gli uccelli cadono giù. Quando un aquilone rompe le sue ali, scivola nel vento fino a cadere. Quando una stella muore nel cielo infinito, la vediamo cadere nel buio dell'universo. Tu invece, pur essendo caduto sul lavoro, non sei caduto. Sei rimasto a 9 metri dal suolo, folgorato da una scarica elettrica, in un punto che non è né cielo né terra. Ti hanno trovato così, accasciato dentro il carrello elevatore, come un pugile aggrappato alle corde. Tagliavi i rami di un albero nell'esercizio delle tue funzioni e per sbaglio sei morto. Del resto, per lavorare, nessuno mai è morto a ragione. Thank you.
nonno. Spero che in qualche modo leggerai la mia lettera. Confido molto nei tuoi poteri. Io non t'ho mai conosciuto, ma vorrei tanto. E spero che verrai a trovare me e la mamma qualche volta. Le manchi tantissimo, anche se non lo dice. So che sei molto impegnato. Mamma mi ha confidato il tuo segreto. Me l'ha confidato qualche giorno fa. È stata una vera sorpresa. Sono rimasta letteralmente stupita e al tempo stesso ammirata. Stai tranquillo, non lo dirò mai a nessuno. È una promessa. Un segreto del genere va custodito per sempre. Sono contenta perché adesso finalmente so dove sei e so cosa fai. Lo so che la mamma ti aveva promesso di non svelare a nessuno il tuo segreto, ma sono stata io ad intuirlo. Lei non ha colpa. Adesso ti racconto com'è andata, così non ti arrabbi con lei. Mamma, perché non parli mai del nonno? Perché mamma non se lo ricorda, piccola. E perché non te lo ricordi? Perché se n'è andato tanto tempo fa. E quando torna? Non torna più, piccolina. Non torna più. E perché? Che sta facendo? È in un posto lontano, lontano. Lui è sempre con noi, ci guarda dall'alto, ma noi non possiamo vederlo. Però ci protegge da lassù. Ci protegge? Ma allora, mamma, il nonno è un supereroe! Come Superman! Ascolta, tesoro, è un segreto. Non devi dirlo a nessuno. Sì, il nonno è un supereroe. Lo è diventato tanto tempo fa, un giorno che era al lavoro, nel preciso momento che, cadendo da una vecchia gru, ci ha lasciati per salire in cielo. Peccato che prima di quell'istante non sapesse ancora volare, ma sapesse soltanto, semplicemente, vivere. Che cosa non farei per amarti sempre più, per restare accanto a te, per morire poi di te. Tu non sai vivere in un'isola sapendo che tu sei con me, e ridere se ridi tu, e piangere se piangi tu. È ciò che vorrei. Noi sono noi, tu per me, io per te. E che cosa non farei sempre più per restare accanto a te, per morire poi di te. Tu non sai, sentire un sì, sentire un sì. Un grande drammaturgo tedesco un giorno scrisse: migliorare la propria condizione è un diritto di ogni uomo che lavora, rispettarne la dignità è un dovere di ogni uomo di potere. Quello scrittore si chiamava Bertolt Brecht. Ciao, presto, pannulloni! Tra due giorni dobbiamo arrivare alla tappa di Anne. Dobbiamo assolutamente guadagnarci una giornata di anticipo sugli altri. Sono il mercante Karl Lagman e mi reco a Durga a concludere un affare per una concessione. Dietro a me vengono i concorrenti. Chi arriverà prima concluderà l'affare. Grazie all'astuzia e all'energia con cui ho superato ogni difficoltà e alla inflessibilità con la quale ho trattato i miei dipendenti, finora ho compiuto il viaggio in metà circa del tempo normale. Alla partenza di questa spedizione ho manomesso io stesso le sacche dei miei portatori, ho alleggerito il loro peso, eliminando circa la metà delle loro scorte d'acqua.
In questo modo li ho costretti alla sete, ma in compenso, grazie al minor carico del loro equipaggiamento, sono stati più veloci nell'attraversare il deserto. Purtroppo, i miei concorrenti hanno tenuto quasi lo stesso ritmo. Ecco, li sento, ci raggiungono! Su, presto, alzatevi! Ma per che cosa crede che vi assunti, eh? Per fare una passeggiata a mie spese? 4 ore di sonno per ogni tappa conquistata, queste sono le condizioni e noi non siamo ancora arrivati alla tappa di Anna. Quando arriveremo vi riposerete. Ma io vi conosco, quando volete le energie non vi mancano. Su, presto, in piedi, verrete quando arriverete. Tu, bastone il tuo compagno, io sono contrario alle bastonate, ma adesso ci vogliono. È un ordine, di la verità. Hai preso tuo fratello come portatore, per questo non lo bastoni. Bastonalo o ti licenzio e il salario potrai andare a reclamarlo in tribunale. Oh, per l'amor del cielo, ci raggiungono! Presto, in piedi. Per che cosa pensate che vi paghi? Per le vostre belle facce. Io vi assunti per la vostra forza, per la vostra resistenza, per il vostro sacrificio, non certamente per il vostro piacere. Mi dovete rispetto ed obbedienza. Mi spetta fino all'ultima goccia del vostro sudore. Le ho comprate. Voi non siete nati per riposare. Non siete fatti per godervi la vita. Voi vivete solo per lavorare. Voi lavorate solo per morire. Es ist kein Laut zu vernehmen. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, der Mann? Ah, wenn einer mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde nicht mehr, ich würde nicht sterben. Dazu, Name, dazu sag ich dir. Schreckliche Stille. Ah, es ist was zu Boden gefallen. Ich hörte etwas fallen. Es war des Vaters Hundes. Dieses Glauben. Er hat das Schwert fallen lassen. Er traf ihn nicht. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. Dieses Glauben. Er schickt auf Daten ihm. Komm her, du wolltest. In einen abzusteigen und mir zu holen, was ich verlange, was ich da tusch, weil was wage, ab was mein ist. Geht dir, den Soldaten, geht dir in die Zisterne hinunter und holt mir den Kopf des Mannes. Geht raus, befiehlt den Soldaten, dass der mir den Kopf des che come ieri, che come sempre, che come ormai, fuori dalla tua fabbrica ti ho aspettata, e come oggi, come ieri, come sempre, come ormai, da quella fabbrica tu non sei uscita. La tua assenza so quel che mi dice. La tua assenza, che ha risuonato nel vuoto che hai lasciato, muta come una stella, dice che non arriverai. Come un ruscello sulle cui sponde fiorite sono le margherite,
e che per un albero caduto sul suo corso deviato ha le sue acque in un campo di ortiche. Così quella fabbrica, deviando il tuo destino, ha disperso per sempre il nostro immenso bene. Amore, hai permesso che per sempre il lavoro ti rapisse. Hai lasciato che il dovere quest'amore ci negasse. Allora dimmi, potrò mai perdonarti? Potrò mai nel viavai di questa vita per un sol giorno dimenticarti? Vorrei amarti ed odiarti, baciarti e schiaffeggiarti, per sempre a questo cuore all'infinito negarti, la tua assenza rinfacciarti. Ma altro non so fare che ogni giorno aspettarti. Sei più volte e qualche dì sognai di essere un signore distinto e ben vestito, di quelli che al mattino si alzano contenti di affrontare il lavoro sorridenti, e come tanti che sperano nel sogno, dissi a me stesso, il meglio arriverà. Ma come sempre sognare e poi sperare non basta mai a far cambiare le cose. Così un bel giorno, invece della tuta, indossai il mio abito elegante, lucidai le scarpe della festa e senza fretta mi presentai al lavoro. «Caro padrone», dissi, «il tempo degli stenti e dei rischi che ho corso per rendervi contento è da un pezzo finito, e le mie mani, come le mie dita, da tempo sono stanche di salvarmi la vita. Perciò ho deciso, senza il vostro assenso, di ribellarmi alla vostra ingordigia, per cui d'ora in avanti, dissi ai miei compagni, lavoreremo solo se non rischiamo la vita». A sentir queste parole, decise, senza appello come d'incanto, la musica cambiò. Mutarono in gran fretta macchine e strumenti e più attenzione e tempo si dedicò alla vita. Morale? Se vuoi campar la vita, devi stare molto attento che nessun altro l'usi rischiarla a piacimento. Mostra i denti, pesce cane, e si vede che li ha un coltello, me chi me ser, ma vedere non lo fa. Mostra i denti, mostra i denti, il pesce cane, pesce cane, e si vede, e si vede che li ha, e li ha un coltello, me chi me ser, ma vedere non lo fa.
Roberto, vieni. Grazie. E ringrazio tutti per essere intervenuti per una causa così importante e alta come quella della prevenzione sugli infortuni sul lavoro. Abbiamo creduto, e tutte le parole ormai sono superflue, che aggiungere un piccolo contributo artistico e speriamo poetico possa aver aiutato sulla sensibilizzazione di questo tema. Grazie. Invito la dottoressa Iovino, che mi sembra volesse salutarci, cantare una canzone. La dottoressa, prego. Dottoressa, cosa ci fa ascoltare? Grazie, buonasera, complimenti a tutti quanti voi. Grazie. Complimenti a Franco Silvestri, a tutti gli artisti, a tutti quanti bravissimi. Un particolare ringraziamento a Pino Insegno. E io, venga presidente, il finale di solito è sempre un po' particolare, però mi fa piacere che siete rimasti fino alla fine. Io vorrei, prima di passare a dare delle targhe a nome dell'INAIL, sede di Napoli, e a nome dell'ANMIL, che abbiamo organizzato insieme a delle persone, io vorrei doverosamente fare dei ringraziamenti non solo a tutti quanti voi che siete rimasti fino alla fine, a tutte le istituzioni. Io volevo fare un ringraziamento particolare anche ai miei collaboratori, intanto a tutta la sede di Napoli e a tutti i dipendenti della sede di Napoli e dell'ANMIL, che si impegnano quotidianamente per dare un servizio sempre eccellente. In particolare vorrei ringraziare l'ufficio prevenzione, la dottoressa Balestra, la dottoressa Spisto, per la riuscita di questa manifestazione. Volevo ringraziare anche il mio vicario, l'ingegnere Fiore, tutte le persone, i miei più stretti collaboratori, che quotidianamente davvero si impegnano per questo. In particolare poi, scusatemi, è doveroso, tutti i consulenti, i commercialisti, gli ordini degli ingegneri, degli architetti, vedo qui che sono venuti, grazie per la loro presenza. In particolare volevo ringraziare Enrico Vallini, il dottor Enrico Vallini dell'EPACA, che è venuto direttamente dalla Direzione Generale di Roma per essere presente a questa manifestazione. Grazie veramente di cuore, dottor Vallini, grazie di essere stato qui. E vorrei anche ringraziare Trenitalia, perché anche da Trenitalia è venuta il rappresentante della Direzione Generale di Trenitalia, il dottor Rizzo. Grazie di cuore per la vostra prestigiosa partecipazione, che avete fatto un viaggio lungo per noi. Allora, presidente, e ho l'ora di dare le targhe. Dottoressa, ringrazi qualcuno prima di finire così, perché mi sembra scarna. No, cioè, vabbè, io vorrei ringraziare i nomi per tutti. Ha lasciato sì, fuori quello che vende Tunnino qua. Ah sì, è vero, ha ragione, lo ringrazio. Uno che comunque mi ha dato tu Crisomle ieri, niente, ma ringraziamo. Certo. Grazie, non dovevi.
Non doveva davvero, ingegnere, è stato gentilissimo. Grazie, sono per me, grazie. Ah, scusa. Allora, presidente, a lei per le targhe. Ma c'è qualcosa, Pino, anche per te, eh? Ah, c'è anche qualcosa un mazzo di fiori? E adesso arriva qui la nostra consigliera provinciale, Sannino. Signori, con tutti pensato. I soldi che ho dato all'Empas. Stefano, guardi. Stefano, dov'è Stefano De Vivo? Il nostro protagonista. Veramente. Stefano sul palco. Aspetta, siamo arrivati, c'è lei, aspetta, dottoressa. C'è un'altra, va, dimmi una cosa bella, aspetta. Poi ringrazi, guarda, c'è quello in quinta fila che ancora non ha ricevuto niente. Rappresenta. La persona che sta in quinta fila, anche se non riesco a vedere bene. Sta dormendo, lascia. Sta dormendo, no, non penso. Assolutamente non penso. Grazie. Dicevo non penso, perché intanto abbiamo il tema trattato era qualcosa di toccante per ognuno di noi, che non poteva, diciamo, passare sotto silenzio. E accanto a questo abbiamo avuto la bravura veramente di voi tutti, che siete stati straordinari. Quindi avete trattato questo tema con una delicatezza che veramente, insomma, ma che è stato toccante. Quindi vi ringraziamo veramente di cuore per quello che avete fatto per questa sera. Perché io lo dico da consigliera provinciale, chiedo scusa, che da vicino segue molto le problematiche, diciamo, per la disabilità. Anche perché io non solo sono la consigliera provinciale, ma sono anche una consigliera provinciale dell'ANMIL. Lo sono anch'io perché sono vedova e mio marito è morto anche lui nelle circostanze che dicevamo prima. Quindi, come dire, siamo una grande squadra, noi e l'INAIL, mi permetto di dire, come ANMIL, perché ormai da tempo, compagni di viaggio, siamo riusciti veramente a coniugare quello che noi vogliamo, non fare chiacchiere ma fare fatti, e noi lo stiamo facendo. Quindi grazie. Brava. Iovino e anche al dottor Iovolino. Ma a me la pensione chi m'ha da? Quindi io ho dato all'Empa senza più. Quella è l'Inps che mi dà la pressione. Pino, ascolta, perché Pino, la motivazione è importante. Ecco Pino, per la sensibile, ecco. Allora lo facciamo leggere direttamente da Pino. Che hai senza occhiali, capirai. Pino, Lina non mi riconosce niente qui. Un colpo di scena. Lina in sede di Napoli, oltre a questa targa, dà un assegno di 50.000 euro no, all'amico Pino Insegno, in nero. E anche due buoni della benzina per tornare a Roma stasera per la grande impresa della sicurezza dal lavoro nero e lavoro sicuro. A Pino sicuro. Insegno, per non aver fatto fattura e la sensibile e coinvolta partecipazione artistica, quale testimonia? Dica, ingegnere. L'ha fatta la dottoressa Iovino. L'assegno? Ah, l'assegno. Va bene. Un evento a favore delle prevenzioni degli infortuni e della legalità nei luoghi di lavoro. Ci vediamo dietro per la sera. Queste sono cose mie, vabbè. Direttore, grazie. Ma, grazie, Pino Insegno. Ovviamente io grazie. Prendo molto sul serio queste cose. Sto soltanto giocando un attimo, ma come si deve giocare nella vita, come parlavamo con Franco, di giocare seriamente con la vita. Io in silenzio stampa, in silenzio foto, lavoro attentamente e vicino a tutto ciò che è difficile. Non sto qui a raccontarmi, non mi piace, però sono molto vicino nella quotidianità, perché nella quotidianità che si fa del bene alle persone. Se io un giorno vado lì e saluto, mi accompagno a prendere gelato e me ne vado, lui rimane solo, arrivederci, io torno a casa mia. Ma costantemente a una persona, sentendosi vicino delle altre persone, guarisce. Comunque la qualità della vita migliora. Grazie. Anche i dottori, eccetera. Io lo dico sempre, dove lavoro... Grazie. Cari medici, ricordatevi che quando viene quella persona che c'ha un brutto male, per voi è il millesimo, lui è la prima volta, per cui un sorriso in quel caso gli dà speranza di sopravvivere bene o comunque migliorare la sua qualità. È come per noi quando ci fermano per strada, il millesimo che mi incontra io lo devo trattare come il primo, perché lui è la prima volta, per cui scansarlo ma poi non è giusto. E io lo ringrazio Dio veramente di queste parole, riuscire ti fanno a sognare come e faccio. Siamo veramente contenti. Grazie davvero che sei a voi. Stato il testimonial sono di questa molto, bellissima manifestazione. Grazie a voi che mi avete scelto, grazie a Franco grazie. E grazie a questi grandissimi grazie. Professionisti. Non so se scusarmi per loro per le spalle o per loro che la faccia, non so adesso, qual è la cosa peggiore. Adesso, bravi. Patrizia, dobbiamo consegnare la targa anche un altro protagonista di questo spettacolo. Protagonista importante, Stefano. Prego. Stefano, e allora... Veramente tu ci hai regalato parole di grande coraggio e di grande speranza e per questo ti ringraziamo. E l'INAIL sede di Napoli e ANMIL sede di Napoli
per questa manifestazione a te Stefano De Vivo, per la preziosa e coraggiosa testimonianza offerta in favore della prevenzione degli infortuni e della legalità nei luoghi di lavoro. Grazie. Grazie. Vai Stefano. Grazie. Qualcosa? No, ringrazio veramente voi che ci state anche vicino e ci date sostegno in questo, ad andare avanti. Grazie. Non andate troppo avanti a sé, ci stanno le scale qui. E poi non è colpa di nessuno. Davvero di cuore è stata una manifestazione veramente bella. Franco, io ti ringrazio per aver ideato e scritto, come ringrazio davvero, non ricordo tutti i nomi, ma siete stati veramente straordinari. Un applauso per Franco, Gabriella, e per loro. Diego, benissimo. Elena. Grazie. Quindi io approfitterei anche, non per ringraziare, ma per fare... Natascia. Per scusa, mi stavo dicendo di no. Ah, questo è un colpo di scena. Ah. Senza segno. L'associazione, no, la sede di Napoli, che si vede sempre tutti i giorni accolta da quelle che sono i problemi, le problematiche degli invalidi del lavoro, perlomeno dai dirigenti dell'INAIL. Abbiamo avuto un direttore, per meglio dire, non una, non una direttrice. Beh, donne, donne picchiano, eh. È molto vicina ai problemi degli invalidi del lavoro, quindi siamo emozionati nel modo di come conduce le problematiche tutti i giorni, quotidianamente. E vive il crisommale. Esatto, vive il crisommale. E vive il percoca. Io sto 4 mesi l'anno a Napoli, ragazzi, a fare azione a catena, io vi amo. Comunque, vi amo. Sappiamo che tutti i giorni vive problemi della c'è sicurezza. Gente che c'ha famiglia, ingegnere. Sì. No, è un rapimento, è diventato non uno spettacolo. Sì. E quindi l'ANMIL ha voluto fare una targa di ricordo alla dottoressa Giovanna Iovini. Che più che una dottoressa è un dottore. No, spenderei due parole ancora io sulla dottoressa. Vabbè, ma tu spendi un po' in più. Ma io sto scherzando, dai, così la gente un po' in più. C'hanno i piaghi da decubito, poracci. Noi già siamo emozionati. Noi già siamo emozionati perché e io ti aiuto a sciogliere. Sì, tra queste manifestazioni e la giornata che noi facciamo per le vittime degli incidenti sul lavoro, veramente siamo Presidente, un pochettino prese. E date che si è fatto tardi, io ringrazio a tutti. Fatto tardi grazie a te, Presidente. Era presto, era. Io torno a Roma. Allora, da Giovanna. E poi un'altra sorpresa, una targa per il Presidente che ci ringrazia con due parole, perché non può andarsene così, allora, il Presidente senza ringraziarci un attimo. Alla dottoressa Giovanna Iovino, un grazie infinito per l'impegno morale e la capacità professionale nell'affrontare le tematiche sociali di grande rilievo, come quello sulla prevenzione degli infortuni e della legalità dei luoghi di lavoro. E noi per questo la ringraziamo, la dottoressa Iovino. Grazie. Grazie, dottoressa. La dedico a tutti gli infortunati, grazie. Arrivederci. Grazie mille a tutti. E auguri di buon Natale. Soprattutto grazie. Un augurio di buon Natale fatti da un pino, so meglio. Mi manca nelle pallette. Grazie di cuore, arrivederci. A voi, ciao. Ciao, ciao. Ciao Presidente. Siamo in compagnia con la dottoressa Giovanna Iovino, dirigente sede INAIL di Napoli, per raccontarvi una serata magnifica fatta su una tematica fortissima, importantissima. E ci vuole raccontare, dottoressa, come è stata questa serata? A giudicare dagli applausi e dalla platea numerosa, veramente è stata grandiosa. Però vorrei che lei ci dicesse qualche cosa su quello che è accaduto stasera. Benissimo, grazie di questa domanda. È stato davvero un successo. È stato un successo perché finalmente siamo riusciti a coniugare due temi molto importanti, quello della legalità e quello del lavoro nero, perché riguardano entrambi la dignità
del lavoratore. E il successo di questa sera davvero mi riempie di felicità, perché questa iniziativa fatta in collaborazione con l'INAIL questa sera ha avuto un grande successo, perché tutte le istituzioni erano presenti, e non c'erano solamente le istituzioni pubbliche, ma anche, e quindi la prefettura, il comune, la provincia, la regione, ma addirittura la curia, e c'erano tutte le associazioni, le scolaresche, e quindi e tutti hanno condiviso, e abbiamo condiviso insieme questo grande tema, contro il lavoro nero, contro l'illegalità, contro il sistema della camorra, e tutto questo affinché praticamente gli infortuni siano davvero un qualcosa, insomma, che non si verifichino più. E quindi davvero sono contenta, perché il messaggio è passato e siamo stati tutti coinvolti. Sono ancora molto emozionata, perché, come ha detto lei, non mi aspettavo questa grande partecipazione, e spero davvero che poi a questo seguano poi delle iniziative sul territorio che vadano poi a favore praticamente degli infortunati e degli invalidi. È una manifestazione unica questa, però penso che ci possano essere ancora altre manifestazioni del genere. Senz'altro, io davvero me lo auguro, e io devo ringraziare anche la magia del teatro, e devo ringraziare ovviamente il testimone Alpino Insegno, ma anche tutti gli altri attori, il regista e l'ideatore Franco Silvestri. Devo ringraziare gli attori Barbato De Stefano, Giada, Brandi e l'orchestra Anima Mundi, tutti quanti davvero sono stati fantastici per veicolare un messaggio così difficile e così delicato, e non era facile assolutamente parlarne, ma insieme ce l'abbiamo fatta. Grazie davvero, grazie a tutti.